Sono i figli degli stranieri, la seconda generazione che si può considerare a tutti gli effetti italiana. Parlano la lingua correttamente, amano il nostro cibo e fanno loro le tradizioni della nazione. Ma per la legge manca ancora qualcosa. Queste le storie dietro la conquista dello Ius Soli sotto un lenzuolo bianco, simbolo di invisibilità. Manifestiamo insomma riguardo la precarietà in cui ci troviamo oggigiorno e dinanzi ai diritti che spetterebbero anche ai cittadini di seconda generazione nati in Italia. Indossiamo anche questo telo bianco proprio per sottolineare la nostra invisibilità dinanzi allo Stato, inerente ai diritti che ci spetterebbero, che hanno i nostri coetanei italiani ma che non abbiamo noi. Manifestano il loro diritto di essere considerati italiani, italiani in tutto e per tutto, eccetto per le leggi. A un anno dalla prima votazione alla Camera, da allora la legge sullo Ius Soli è bloccata alla Commissione Affari Costituzionali. Un vero e proprio flash mob a livello nazionale, tra tanti italiani che non si sentono italiani, qualcun altro aspira a diventarlo legalmente. Ci sentiamo italiani, siamo italiani di nascita, siamo italiani anche nel modo di pensare, di essere, di mangiare, di vestire, tutto, ma per la legge non siamo italiani, questo non ci è riconosciuto. Ci sono vari ambiti in cui purtroppo la cittadinanza è necessaria, non è soltanto un valore che noi vogliamo avere attribuito. Insomma, amiamo l'Italia, lo ama come qualsiasi ragazzo, ma è anche una questione burocratica che serve per i giovani nati in Italia da genitori non italiani.